Ok. I problemi tecnici non sono mancati, però adesso abbiamo l'ultima relazione di Gabriele, 29 Radio Golf Yankee. Eccolo qua. Ci ha cercato proprio il rendimento. Bene, ciao a tutti ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo alla fine. Posso partire a palla? Bene, abbiamo visto come vincere un WRTC, vediamo come vincere, ma anche soprattutto come perdere un contest in RTT greca o RTTY, a me è un po' più facile dirlo così. Sottotitolo divertimento un po' di bruciato, capirete perché. E visto che si parla di vittorie di perdite, iniziamo con la regola numero 1, che è partecipare alla CTU. Per vincere bisogna andare alla CTU. Qui vedete delle foto di repertorio, per cui ringrazio Helga per averle recuperate dal 2008 con furore, 2010 con anche Filippo e l'LDG che vedete lì senza questa mount di capelli, no? E anche tu avevi qualcosa in meno. Io avevo qualcosa in meno in realtà in quel. Sì, possibile. Esatto, grazie Ed. Disgraziato. Esatto. Quindi pensando a questo intervento, pensavo proprio a quando venivo da Palermo in aereo, chiamavo Vinicio per venirmi a prendere. Insomma, ho cercato di dare il massimo e vi prego di interagire quanto più possibile, quindi non è una sessione solo frontale, ecco. Allora, secondo me vincere o perdere dipende dal punto di vista, quindi dobbiamo identificare rispetto a cosa vinciamo o perdiamo. Il contest è pur sempre una gara, no? E alle volte, a mio parere, dimentichiamo questo aspetto di competizione, ma la realtà dei fatti è chiara, che voi facciate un'ora o 24, 48 ore, alla fine verrete inseriti in una classifica. È importante capire quando vinciamo o perdiamo, perché chiaramente se arrivate ventesimi mondiali o ventesimi europei non avrete vinto nel panorama europeo, ma probabilmente se vi siete giocati una pizza con il vostro compagno di DX oppure con la vostra sezione, roba leggere, è chiaro che state vincendo in quel contesto. E secondo me questo qui è molto stimolante, perché spesso ci diciamo, per convenienza quantomeno, che dobbiamo battere noi stessi. E passatemi il termine, senza voler essere troppo pungente, non è un ragionamento vincente, perché non ci pone nella condizione di migliorare noi stessi. Se io batto me stesso l'anno prima, l'anno prossimo batto me quest'anno, eccetera, rimarrò sempre lì. Io devo battere quello che mi ha battuto l'anno scorso, ed è per questo che vi volevo appunto raccontare qual è l'evoluzione. Dopo averne persi tanti di contest e vinti pochissimi, volevo raccontarvi un po' quella che è stata la mia evoluzione. Prima di questo lasciatemi citare qualche esempio, perché non è necessario andare a prendere o andare a fare la categoria 10 metri QRP o multisingolo power o robe del genere per arrivare necessariamente a vincere. E per me vincere potrebbe anche essere battere JMA in singolo operatore CW all band con una canna da pesca. Vi sfido a farlo. Scusa Max se te li butto tutti in categoria. Però ho piuttosto, c'ho un pezzo di filo in mezzo alle montagne, prendete Elga come riferimento, battete Elga. Battete, vi avevo segnato, JJL, ok? Andate a farvi il classic, non reggete. Non ho capito. Tanti, ma loro mi vogliono bene. Sono sicuro che queste persone che ho citato, così come tantissimi di voi presenti, apprezzerete la competizione sincera di altre persone come noi. Ribadisco, questa competizione, almeno nel mio caso, ha sempre portato, oddio, sempre non lo so, però ha portato tanti amici, pochi nemici effettivamente, però mi ha portato a conoscere un sacco di persone. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni, sì, sicuramente.
quindi ecco, non guardate solo al diplomino, non guardiamo, perché mi ci metto pure io, può essere tranquillamente una cosa che anche persone dopo 30 anni di radio possono incappare. Facciamo il 10 metri low power per dire una categoria, così prendiamo il diplomino, sono primo Sicilia, unico partecipante in categoria. A mio parere quello leva quel senso di competizione che un contest dovrebbe avere. Vediamo brevemente quelli che sono i miei singoli del CQ WW. Sono partito nel 2008 a fare low band low power da casa. Low power, cioè, purtroppo devo aggiungere vero, perché in questi tempi va un po' ecco, chiarito. Arrivai primo 29, 25esimo europeo, pazzesco, cioè io ero contentissimo, i miei genitori un po' meno, perché avevo la luce accesa di notte, avevo 20 anni, sì, direi di sì. Poi nel 2009 feci un singolo assisted high power in 15 metri. Ho fatto il primo world e anche il world record, e ho messo una marea di asterischi, perché mi piace vedere non solo il bicchiere mezzo pieno, ho stravinto, ok, avevo battuto persone anche, insomma, forti, nominativi importanti, però era il primo anno della categoria, cioè il world record non ho dovuto battere effettivamente nulla, ok, perché ero il primo a vincere in quella categoria nel mondo. Ti piace vincere facile? È stato un vincere facile. Io quella targa, onestamente, è quella che ricordo meno sofferta, che mi godo di meno, e quando facevo questo elenco ci ho tenuto a sottolineare questo bicchiere mezzo vuoto. E vabbè, poi ci sono alcuni multi-hop, ci sono altri singoli, e soprattutto dal 2018 al 2023 ho fatto praticamente sempre il single band assist dai power, dal Capra o dal K2 di Rischi. E qui vedete alcuni risultati che sono probabilmente i migliori risultati italiani fra quelli attuali. E poi per quanto riguarda invece il VPX, anche lì ho cercato di darci dentro per quanto possibile. Qua si vede un pochettino il fatto che sono sempre in viaggio, tra virgolette, cioè negli anni mi sono spostato e ho provato a fare un contest dall'Oscar Mike 7 Mike, singolo 40 metri. Lì avevo cercato di fare un old band, arrivo lì, non funzionava nulla, sto un pomeriggio in call con NCJ, ma insomma andavano soltanto i 40, e anche lì al tempo mi ero dato un target grosso, perché una stazione della Madonna io volevo andare a vincere, io non riuscivo a vedere nient'altro che la vittoria, non avrei mai accettato di fare un single old band senza le due radio, senza i lineari che andavano a palla, e nulla, non sarà per inesperienza, sarà perché non è neanche così facile avere una stazione, avere a disposizione una stazione grossa, ok? Ci mancherebbe, ovvio, no, oppure 500 watt, però in realtà in Slovacchia hanno, credo, 1,5 kW. Credo, non mi ricordo, ma un po'. Già che non credi. Esatto. Fra questi, paradossalmente, ricordo benissimo quando feci contro Tango Mike 6 Mike un singolo 10 metri, il primo nel 2014. Per me è stato un contestone, secondo europeo contro Tango Mike 6 Mike, che mi ha fatto un mazzo tanto, però mi sono impegnato e il target quella volta era fare proprio il secondo europeo, non avevo speranze contro TM6N, ma fra tutti questi, anche se ci ho fatto alcuni primi, forse è quello che ricordo meglio. Ma entriamo proprio nel vivo di questa presentazione, anche più di quanto non ho già fatto. Scusa, posso fare solo una comunicazione di servizio? A seguito della sua presentazione, senza nessuna pausa, passeremo direttamente alle premiazioni. Poi chi vuole fermarsi, mangiamo qua direttamente stasera. No, prego. Vai. Bene. No, problem. vi dicevo, regola numero uno, scegliere il competitor o competitor, alcuni cambiano l'accento, e poi la categoria o viceversa. Cioè, ragioniamo un attimo su questa frase che ogni tanto può essere: io scelgo la categoria e poi vedo chi c'è in categoria, o invece scelgo di fare la categoria di T9 AUG
qualunque essa sia, per scontrarmi contro Carmelo. Non abbiamo tempo per parlarne, no? Però vi sfido a farla questa analisi, a spronarvi a cercare qualcuno e non la categoria dove mettervi in gioco. Se avete una stazione con tutte le bande, secondo me vale più la pena mettersi in gioco contro quello che ritenete battibile o alla vostra portata, che ribadisco può essere GMA, l'ERGA, può essere JJM, ma può essere IR6T. Tutti noi siamo battibili, nessuno di noi è il più bravo in quello che fa, ci sarà sempre qualcuno più bravo. A mio parere è stimolante, almeno nel mio caso, in categorie del genere, prendere il più forte e sfidarlo. Ed ecco che nel 2018, dopo che insomma il Capra mi ha accolto, ringrazio sempre Claudio BQ e il team, ho l'occasione di sfidare un mostro sacro delle RTTY, che sia la November 7 Quebec, Chris, si è fatto la stazione da solo in tutto, è un amante di Cubital Quad, e lo vedete lì sulla destra quest'estate. Io adesso vivo a Cracovia, quindi mi sono fatto 6 ore di macchina per andarlo a trovare, ma ne valsa la pena ovviamente. Sedere in quella stazione, che è il mio target anno dopo anno, è stato fantastico. E lui ha vinto praticamente sempre, tranne quando l'ho battuto io, quindi capite che genere di atmosfera ci possa essere. Lì è stato spettacolare, perché lui mi ha accolto, mi ha acceso le radio e mi ha fatto vedere esattamente come opera. Ci siamo scambiati informazioni sensibili a livello di business. Mai avrei detto a una mia azienda competitor la strategia che sto attuando per batterla. E lui invece ha fatto così, ci siamo scambiati informazioni. Testimone il team del Capra, quando sono tornato e ho preparato questo contest, la prima cosa che ho fatto è stata implementare quello che Chris mi aveva suggerito. In un ambiente come il nostro, dove tutti immaginano di avere la pietra filosofale in tasca, secondo me qualcosa da... è stato gradito, ecco, quantomeno gradito. Quindi, scelto il competitor, scelta la categoria di conseguenza, dovevo andare a vedere lui come opera. Molto brevemente, ci sono i log pubblici per CQVV, CQVBX e tanti altri contest. Io ho scaricato 10 anni dei suoi contest e ho capito che, punto primo, mi servivano 2 radio. Lui usa sempre le 2 radio, utilizza il 2BSIQ, che abbiamo visto in passato con CQ1BUH, quindi 2 bands, synchronized interleaved QSO, quindi contemporaneamente lui opera, almeno qui, in realtà in 3 bande. Qui vediamo la grande dinamicità che c'ha Chris. Lui opera in 14, in 21, poi si rende conto che in 40 c'è dei moltiplicatori e porta la radio 2, che è quella che faceva i 21, porta in 40, fai queste O e poi ritorna a fare il run. Battere qualcuno così, o quantomeno provare a battere qualcuno così, è interessante, ma ripeto, è stimolante il solo fatto di provarci e di impegnarsi ad arrivare a questo livello. Una frase che il K4BT ripete sempre è: dobbiamo ascoltare come operano gli altri. In questo caso dobbiamo leggere come operano gli altri. E la mia non è ovviamente una trattazione sulla tecnica dell'RTTY, per quello potete andare sul sito dell'Italian Contest Club e insomma vedere i dettagli. Con Fabio FVZ abbiamo fatto ogni tipo di riferimento tecnico. E questo secondo me è un ragionamento ampliabile un po' in tutti i modi, sicuramente anche al CW, che insomma, ha almeno lo skimmer come tool di analisi. A questo punto io ho fatto un file target, questo qui è il log di Sierra November 7 Quebec, così per come esce, l'ho importato su un software poco gradito a me, però ci avevo già tutto quanto caricato, mi scuserà QR, dov'è? Un bacio a QR sempre, santo subito. E QR che ha implementato, ci tengo a dirlo perché lui ascolta i feedback. E cosa vi ho detto? Io scarico i log di chi devo battere e quindi li devo importare nel software. Quartest da un annetto e qualcosa
ammette questa roba qui, proprio perché io rompevo i maroni a ogni compito stacco R per crearmi queste robe qui sul Quartes. E ovviamente alcune volte non avevo abbastanza coraggio di mandargli 7 log, quindi me lo facevo su VXLog. E mi piacerebbe dare un attimo la parola a voi per chiedervi cosa c'è sulla X, c'è il tempo. Cosa c'è sulla Y? Cosa utilizzate? I rate, i moltiplicatori, i punti? Forza, Carmelo, perdonami. Sì, sono... Cosa? Minchia, non stai attento. Bocciato, due. Cosa utilizzi in contest? Sul grafico, control F9, credo che sia. Sì. Sull'asse delle I Y. No, uno ne puoi scegliere. Punti. Punti, perché? Punti. Vuoi sapere perché? Certo. Perché devo capire qual è la banda migliore di punteggio e non di numero di QSO. Ok, chi è che utilizza il rate? Stefano utilizza il rate. Perché? Perché di solito, a meno che non hai sbagliato banda, i punti poi sono i maggiori. D'accordo? Ok, fino a ieri sera ne parlavamo con VT. E non c'è una risposta giusta, come in tutte le cose. La verità è che dipende. E vabbè, però uno ne potete scegliere, a meno che non facciamo una raccolta firme e facciamo implementare a QR due grafici simultanei. No, allora, il tema è questo. Secondo me, io sposo più i punti. Forse non è un caso che proprio un siciliano abbia detto punti e che uno che fa i contest in 3-point zone abbia detto rate, perché per Stefano, senza dubbio, rate is king. NSKT credo lo dicesse, ma questi qua vanno a fare i contest dai Caraibi in zona 3 punti, Capoverde eccetera, non puoi sbagliare lì, il rate è quello che devi guardare. Se sei un siciliano, per dire, e ti sei un siciliano e tu non lo sei. No, io lo so ancora, ti mancherebbe, lo sentite che, anzi non l'ho detto nessun media, non so se avete apprezzato. Adesso le... Scusate, non era volontario, un intercalare. I punti è fondamentale perché la mattina ti si apre la banda dei 10 metri e fai tedeschi a nastro, ok? Fai rate da 200, contemporaneamente c'hai uno in zona 4 in 15, rate 150. Banalmente, matematica, 200 tedeschi, quanti punti? 200, non possiamo sbagliare. Stiamo dando per scontato che un worldwide SSD o CW, forse anche in RTQ, è così. Comunque, è così, è così. E quello in zona 4 sta facendo 150, ma magari c'ha 50 giapponesi, zona 19, c'ha 3 punti, 50 per 3, 150. I 100 che rimangono, pure se fossero solo europei, sono altri 100 punti, 250 punti. Il siciliano in quel momento che sta volando, facendo tedeschi, sta perdendo 50 punti in quell'ora. Il raid lo ha fottuto. E la stazione in zona 4 lo sta bastonando. Abbiamo parlato, scusate se magari corro un po', ma abbiamo tempo per discuterne ulteriormente sotto all'Italian Contest Club. Tra l'altro abbiamo anche le magliette. Regola numero 2 per vincere i contest è farli con la maglietta dell'ICC. Vanna Marti, operare in contest SO2R e 2BISC, vi vedo tutti abbastanza scafati, se ci dovesse essere qualche rookie, sostanzialmente vuol dire operare con due radio contemporaneamente, quindi da una parte la radio 1 sta facendo CQ, dall'altra parte sto ricevendo qualcun altro e quindi do una botta qua, una botta là su due bande. Grazie. E in pratica ecco, è il modo per massimizzare il più possibile il rate, i punti, massimizzi tutto, operi quasi come un multi 2. Non sto qua a dilungarmi, siete tutti abbastanza... Con interlock, chiaro, devi essere interloccato. Abbiamo fatto una serata molto specifica su questo insieme ai K2 TFL, Luca, che non so dove è qui, ma l'avevo visto oggi in giro. Lui è un maestro di questo, sicuramente in CW. E lo trovate anche questo sul sito dell'ICC o su YouTube. Use case, attenzione, 2018, stazione della Madonna, il Catra.
Io che, come capite, non sono un timido, sono abbastanza caloroso, mi rendo conto quasi di avere la responsabilità di andare forte, perché quando mi ricapita di poter operare da una stazione che si colloca sempre fra i primi top 3 Europa nel multisingolo, cioè è l'occasione della vita, ok? Decido tardi perché è una stazione di qualcun altro, di BQ e di tutto il team. Io sono arrivato a Reggio Emilia da praticamente pochissimo, sì, li conosco, ma non c'è questa confidenza. Timidamente, 2 settimane prima, chiedo Claudio, ma posso fare il contest? Sì, lui non sapeva il casino dove sarebbe, che, insomma, che avrei provocato la stazione, ma questo è per la busta di bruciato, no? E, quindi niente, contatto ZGO che è il mio, come dire, l'angelo custode, forse è più corretto chiamarlo. Cerchiamo di montare la stazione da multisingolo a singolo operatore, 2 radio, che vuole vincere. Che vuole vincere dove? A Bologna? No, io voglio arrivare primo europeo, voglio battere SN7Q. E, vi dico già che lo stavo battendo. Inizio il contest, va tutto bene, so che le avrei prese, ma sapevo anche che lui avrebbe fatto una pausa perché lui dorme. Lui è più grande di me, a livello d'età, ma è più grande, lui ha più esperienza di me, e io sapevo che questo era un vantaggio, perché io potevo fare 48 ore, giusto? Potevo operare 48 ore contro le sue 45, potenzialmente, mi piace questo potenzialmente. Passo davanti, io sapevo di essere davanti, eravamo online, cioè su live score, lui primo tutto il giorno, va a dormire, passo davanti, minchia, non mi sposto più, devo rimanere davanti, lui si deve svegliare e dire ora ci vuole, minchia, Gabriele è davanti. Esatto, questo qui è un report skimmer, reverse beacon, della domenica. Qua si vede che io, vabbè, ho preso 2 bande, comunque sostanzialmente ero su 2 bande contemporaneamente, interloccato, non ho mai mollato, in sostanza, giusto per farvi vedere questo. E, eravamo appunto entrambi online, vi faccio vedere questo qui, è il grafico che fa vedere ora per ora, io sono il fucsia, o rosa, purple, vedete voi, lui è il celestino. Inizio la notte, le prendo tutta la notte, non ho come fare. Si apre un pochettino di mattina, bastonate. Di pomeriggio, bastonate. Lui va a dormire, mi riprendo. Pareggio, lo sorpasso, lui riprende a operare, mi bastona, quasi mi riprende, a un certo punto io smetto di fare queste ore. E poi riprendo. Ma come, Gabriele? Te stavi operando? Hai chiamato qualcuno del Capra? No, ragazzi. Io sono scoppiato. Cioè, io la mattina, con la seconda radio, ho visto che i 10 metri erano aperti, mi sono alzato per fare il cambio banda a mano, mi ha chiamato Stefano ZN VR, Gabriele, ci sono i 10 metri aperti da un'ora, e devi andare in 10 metri da un'ora. Minchia, ho visto i segnali poco fa, ci sono solo io. Era passata un'ora nel mio cervello fra la sedia e i 4 metri per andare a cambiare il connettore. Non mi sono reso conto che dovevo assolutamente andare a dormire. Lui è andato a dormire, ma tu ti sei addormentato. No, peggio, non mi sono addormentato. Io sono rimasto lì a schiacciare F1. E Max JMA, dopo tempo, mi diceva: Gabriele, ma io ti sentivo una cannonata, ti chiamavo e te non mi rispondevi. Credo che anche l'ECK avesse chiesto a Davide Boi: ma questo siciliano cosa c'ha contro di me che non mi risponde? Ma io che cosa ne sapevo? Io ero completamente svarionato. Non ero svarionato da dormire, ero svarionato dal dire: non posso dormire perché quello mi sta prendendo. Se io dormo adesso, io perdo. E per questo ho continuato a fare CQ. Stefano ZGO mi ha ripescato il pomeriggio, mi ha ritrovato lì con lo sguardo un attimo perso. E, insomma, è stata una lezione di vita, ok?
quell'emozione che avevo, che io ho perso il contest, cioè sono arrivato terzo credo, e ho perso il contest perché non ho riconosciuto quali erano i miei limiti fisici, ho gestito male l'emozione, probabilmente avrò gestito male il cibo, tutto quello che volete, ma soprattutto non mi sono reso conto di un dato banalissimo: potevo dormire un'ora, che magari poteva essere sufficiente, avrei vinto il contest comunque. E, ovviamente la posa di bruciato qui dov'è? Nel mio 6x2, secondo voi, cambiando i connettori a mano, cioè, che cosa potevo fare? Un casino, quindi il mio 6x2 si è squagliato, 6x2 con il relè a 12 volt, quindi non immaginate roba folle, si è disintegrato tutta la pista, completamente bruciata, eccetera. E si è rotto anche tante altre volte, purtroppo. Quindi, 2018, poi 2019, ci provo da casa di K2 Yankee Charlie Whiskey, stazione della Madonna, ma non Hilltop, quindi teoricamente meno competitiva del Capra, ma diciamo più comoda, ecco, con questo più comoda non vorrei garantirmi il VQ che mi dice non vedi più, no, il Capra è unico, ci mancherebbe. Però quella lì è una bella stazione, poi mi piacciono gli Icom 7851 e insomma quel contest lì vi dico subito che l'ho vinto. Perché? Perché ho fatto un bagno di umiltà e ho capito che cosa devo fare. Lui, SN7Q, mi bastona sicuramente in tutte le direzioni, c'ha quantomeno più gain in antenna e quindi me la devo giocare. L'anno prima, 2019, ero arrivato secondo europeo, 2020 decido di implementare qualcosa. Lui fa più punti di me. Era il 2020, abbiamo detto, non c'erano i 10 metri di oggi, in 10 metri non facevi nulla, facevi un po' di moltiplicatori europei. Quindi io decido di fare, con le due radio, la stessa banda. E Claudio Inficiati Whisky, gentilissimo, ha fatto un po' di robe di elettronica, ci siamo aiutati e in questo spaccato vedete che 16 QSO sono quelli di run e 12 QSO sono di in-band. Facendo così per quasi 48 ore alla fine ho vinto il contest. Qui vedete lo stesso grafico di prima e come si chiama? SN7Q, lui continua ad avere bisogno di dormire perché sa che se non dorme lì lui scoppia più avanti, lui l'ha capito molto prima di me. Io però vengo da appunto questa esperienza e decido in questa ora, qua lo vedete come metà, scusate non è quella, c'è un'ora dove c'è solo lui, questa qua, che è le 6 del mattino. Io qua ci sono soltanto per un pezzettino, riprendo l'ora dopo. Da quell'anno ho sperimentato una sorta di micro nap, io mi fermo per mezz'ora, 40 minuti, e mezz'ora dormo, 25 minuti circa, metto minimo 6 sveglie, quando l'ho dimenticato ho perso un altro contest, e se ce l'ho faccio una doccia e poi ricomincio a operare. Facendo così so che grosso modo inizio a svarionare verso fine contest e a quel punto mi ricordo dei miei amici che fanno i turni di notte e li chiamo: pronto Alex, T9RBW. Io sto facendo il contest, ma non sto capendo nulla, non vedo nulla, perché il primo sintomo di stanchezza, non vedo nulla, mi si appanna la vista. E poi inizia a farmi domande del tipo, ma io qua che cosa ci faccio? Ma questo cosa vuole? Ma aspetta, io devo... Grazie a Dio, l'RTTY, nel software, se riconosce il nominativo, si colora, qualunque verde, rosso, giallo, quello che è. No, giallo forse proprio no. Quindi tu con X e più riesci a fare il QSO. Quindi io l'ultima ora, dove casualmente SN7Q mi batte, l'ultima ora solitamente la faccio senza capire nulla di quello che faccio, ma schiacciando X e più. Se voi siete nuovi e quindi non siete nel software, io non vi collego perché non vi vedo, ok? Però quell'anno ho vinto. Quell'anno devo dire che sono stato molto soddisfatto, sono passato quasi subito primo e non l'ho voluta mollare completamente. Una cosa che non vi ho detto di prima è che cerco di fare attenzione 5 minuti ok, cerco di fare attenzione a quello che mangio, bevo, un po' tutto. Questa è meglio non vedere,
Allora, cioè, qui partiamo con da buon siciliano in zona 4, sai che bom. Fondamentale, perché? Perché essendo da solo, io non c'ho quello che mi cucina. Se io ogni tanto le ragazzi del capra, da breve bisogna qualcosa, ma io non ce la faccio a chiedere fammi un'insalata, fammi un piatto di pasta. Peraltro, piatto di pasta mi verrebbe da dormire subito. Quindi io mi riempo di junk food, però in modo intelligente, cioè mi deve proprio venire fame. Io devo appagare la mia fame nervosa. Bevo solo se ho onestamente sete. Perché se bevi, ovviamente ti scappa, perdi la frequenza su due bande e vedi che due maroni. C'è chi usa il bidone, eccetera. Io non sono a casa mia, ragazzi. Cioè, non lo farei neanche a casa mia, probabilmente. E la regola fondamentale, secondo me, è anche un po' quell'ultima che ho preso da Filippo e del BG. Il tuo risultato è proporzionale a quante fiesta mangi. Le fiesta sono fondamentali, come è fondamentale la Monster. Al Capra adesso, per incoraggiarci a vicenda, ci diamo un goccio di Monster a testa come se fosse una droga. Ma in realtà io su di me, perché su di me ho sperimentato che la Red Bull mi fa avere un picco di non so qualcosa, divento infogliatissimo e poi crollo. Non ho mai fatto un codice con lui, ma devo invitare in Marocco. Ci divertiamo. mentre con la Monster, presa un goccio alla volta, magari uguale. Le capre fuori. No, le capre non servono. Ma ragazzi, ribadisco. Cioè, sostanzialmente, cioè, io vi sto raccontando, come vedete, estremamente divertito, ma dei momenti che se ci ragioniamo, c'è mica un medico qui. È uscito. Benissimo. Cioè, un medico qua direbbe, tu sei... Ecco, qua ce l'ho finito. Cioè, non sono momenti che obiettivamente una persona normale, se qui ci sono delle mogli, eccetera, avranno detto mi schina la ragazza di sto ragazzo. Un po' sì, però io mi diverto da morire. Infatti sono divertitissimo nel raccontarvi questa cosa. Cosa in RTTY dovete stare attenti sempre ai regolamenti, vale sempre e comunque, ma i contest RTTY hanno sempre un regolamento diverso. Vi ritrovate stazioni dentro questo cerchio, che è una mia stima, ma vedrete che ci prendo. Le stazioni dentro questo cerchio sono meno competitive di stazioni fuori. Per darvi un dato, io Sierra November 7 Quebec, 9 Alpha 7 DX, Vedran, stazioni obiettivamente grosse, veniamo distrutte, completamente annientate da una stazione sempre grossa in Bulgaria. Io faccio circa 5 milioni, il bulgaro ne fa 8 e mezzo. Una differenza. Lima Zulu 5 Radio. Perché Lima Zulu 5 Radio fa una marea? Ma io Lima Zulu 5 Radio ho Worldwide Sassel Pilo, ma ci miamo. Però qual è la differenza? Che in RTTY lui fa un botto di italiani e un botto di tedeschi. Sì, ma cambi la categoria. Tu qui sei singolo, là nel Worldwide SSD non fai singolo. È vero, è vero. Però cambia anche il punteggio. E quindi, sega mentale. L'altra sera, non ho fatto la slide, se no che due maroni tutti sti numeri, io ho rimodulato la classifica dell'ultimo contest, dove sono terzo, quindi primo Lima Zulu 5 Radio, 8 milioni e passa. Secondo Vedran 5 milioni e 5, terzo io 5 milioni 4 e 50, una differenza minuscola, rimodulandolo su il regolamento dei SSD e CW, vinco io, secondo Vedran, e Lima Zulu 5 Radio è sperduto a 3 milioni e 2. Una differenza importante, perché io non faccio tutti questi occhi che fa lui, lui fa tipo 1000 e passa questi occhi di me, che sono tedeschi, che valgono 2 punti. E... quindi leggete sempre i regolamenti, in estrema sintesi, ma fatelo davvero. Posso fare 1000 esempi, ma non li faccio per questioni di tempo. Volevo dedicare proprio la fine di questo mio intervento al mio competitor imbattibile, che non è più Sierra November 7 Quebec,
quel signore lì che non vedo, eccolo là, quel signore lì che è l'uomo più buono del mondo, lo vedete, bello alto, impostato, barba bianca, quindi la TTY mi ha battuto sempre. E lui dorme, lui dorme. In realtà in questo contest cerco di dormire pure io, perché il VPX, che ne parlo qua, CQVPX, lo faccio in low power. Piccola parentesi, è l'unico contest che faccio in low power contro di lui, e il mio target è battere lui. Non pensare mai in low power di andare a fare il primo europeo, perché dovrei farmi sicuramente il segno della croce e sperare che non ci siano bari nella mia categoria, perché è troppo facile che se uno ha il lineare e io mi faccio un mazzo così, e come vedete me lo faccio, e andare a perdere perché uno bara mi è già successo e mi dà fastidio. Quindi io devo battere lui, ci ho provato, non sono mai riuscito, mi ha sempre battuto lui, tranne in realtà un anno in cui mi ha battuto comunque, ma ci sono andato molto vicino. Quindi io le ho sperimentate tutte, si opera 30 ore, quindi dovete operare 30 ore in totale, dovete fare pause da un'ora. Quindi ho provato a dormire tutta la mattina, dormire la notte, le ho provate tutte, bande alte, bande basse, oppure ho provato a rimanere sveglio sempre facendo un'ora di pausa, la pausa finisce alle 8:05, riprendo alle 8:06, faccio 3 minuti di moltiplicatori, aspetto un'altra ora, riprendo alle 9:10, 5 minuti di moltiplicatori, così per 48 ore. Me ne dà comunque. Perché me ne dà comunque? Perché il target il mio è volutamente sfidante, e difatti qua si vede che l'avevo quasi battuto nel 2000, non mi ricordo cosa. Qua si vede che abbiamo una... 2020. Cosa? 2020. Abbiamo una strategia leggermente simile, un po' qui... insomma, ce la siamo sempre giocata abbastanza. Lui ha segnali quasi sempre più forti dei miei. E ribadisco, è facile dire se una persona non la conosco aveva più potenza di me, ma non lo direi mai di una persona che conosco e che stimo. Per questo vi dico, sceglietevi sempre un competitor che magari conoscete, l'amico in sezione, gente fidata, soprattutto se fate low power, perché se no vi fate un mazzo tanto, investite il vostro tempo e poi arriva quello che con lineare, non vi ho detto all'inizio, una volta feci un singolo 15 metri low power, ho operato tipo 35 ore senza cluster, per davvero, mi ha battuto uno spagnolo che ha operato per 13 ore, e un po' ti viene di dire, minchia, ma questo qua in 13 ore ha fatto più di me, in 35, mi ha macinato di moltiplicatori, minchia, io ero là con due VFO, in una stazione anche grossa, il dubbio ti rimane, non avrò mai la certezza, però con lui il dubbio non ce l'ho, quindi sceglietevi il competitor locale. In chiusura, quindi, take away, di che cosa abbiamo parlato oltre che dei miei svarionamenti, dobbiamo ascoltare, guardare cosa fanno gli altri, pensate sempre a VET che vi dice dovete ascoltare come fanno gli altri, fondamentale, loro lo fanno meglio di te, non sentitevi mai arrivati, e come vedete lo faccio continuamente, lo fa anche Stefano che ne ha vinti decine di contest, lui sicuramente, tantissimi di voi fanno la stessa analisi, tanti altri probabilmente no. Datti dei target sfidanti, prendete Andrea che arriva più forte di voi di poco e cercate di batterlo, non prendete Charlie November 3 Alpha che è in un'altra zona con altre antenne e fa tutto a tre punti, prendetevi, ribadisco, Elga, JJM, GMA, confrontatevi con amici, sezione, club, sì, ve li sto portando tutti in categoria ragazzi. Allenatevi facendo i contest negli ambienti multisingolo. È normale, multi in generale, è normalissimo, in sezione arriva la persona che si fa vedere una volta all'anno per il contest e si siede a fare gli americani in 10 metri il pomeriggio. E purtroppo ragazzi non funziona così, il contest è una competizione, chi è allenato è oggettivamente forte, prende opera in quell'orario lì, è facile a dirsi, è impossibile o quasi a farsi. Ma ragioniamoci, ma facciamolo su noi stessi, non pensiamo di essere noi quelli da doversi sedere, quelli che si devono sedere in quel momento lì, perché ci sarà il QI che è più forte di me e meriterà di stare in quello slot. Secondo me questa è la lezione più difficile per chi fa il multioperatore. Fare solo CQ
WW e WPX non è allenamento, quella là è la prova, ok? Quella lì è la gara. Tu devi fire, come si dice, devi fare fuoco, ok? Leggi sempre il regolamento, vincerò il WPX e TTY perché il secondo classificato Charlie Radio 6 Tango, cosa abbiamo detto? Si opera 30 ore, lui ha operato 36, perché in SSB e CW si opera 36 ore. Vincerò il primo mondiale? Sì, ma sarà come il primo mondiale che fece anni fa, lui ha sbagliato, mi avrebbe macinato, cioè sì, sarò contento, però mi rimane un po' di sapore amaro, no? L'importante è partecipare, sì, ma è pur sempre una gara. Dateci dentro al WPX SSB e se vi sentite qualche regola, come dire, qualche messaggio subliminale che vi dice mandate il log con Italian Contest Club, è giusto. Grazie a tutti ragazzi. Bravo, grazie Daniele, grazie. Davvero una presentazione con un ottimo spirito. Un secondo solamente prima di andarvene, che abbiamo un annuncio importante. Sì, buonasera a tutti, Capazzano XX. Volevo velocemente invitarvi il sabato 18 maggio e domenica 19 maggio a Perugia per la convention HF il sabato e convention VHF la domenica. Quindi dopo diversi anni l'ARI rifà la convention HF proprio in questa occasione qua. A breve uscirà la locandina con il programma dettagliato di tutto e ci saranno anche le premiazioni del contest VHF, premiazioni del contest Film Day per l'HF e del contest 4080. Quindi vi aspettiamo a Perugia 18-19 maggio. Bene, allora adesso abbiamo la premiazione del 10 metri, poi bande basse, poi contest RDX, poi sezioni. Io vi ringrazio, la Contest University anche quest'anno volge al termine, ringrazio tutti i relatori, da Antonello a Claudio Miecu, a bellissimo intervento di Gabriele, di Freddy Zeta, W7LL, Italia Zero Zulu Yankee, e 9HRDT, con Momo Mim, diciamo ringrazio tutti. Grazie a voi, è stato un piacere, è stata un po' una maratona, ma veramente una sessione più che una in meno. Grazie, grazie a tutti, all'anno prossimo, adesso lasciamo la parola alle premiazioni.